sviluppo del territorio passa anche attraverso il turismo, una delle risorse più importanti dell'economia locale, e questa mattina la Confcommercio, attraverso la sua estensione di Federe Alberghi e il GAL, il gruppo di azione locale Luoghi del Mito, che opera nel versante occidentale della provincia di Taranto, hanno presentato un progetto di promozione finanziato appunto grazie ai fondi europei drenati dal GAL. Tutto è partito dal consorzio Terre Maris, un consorzio di operatori turistici che hanno presentato un progetto che è stato accettato e finanziato dal GAL. Si tratta dell'istituzione di alcuni corner informativi all'interno delle strutture ricettive, sono state stampate brochure, opuscoli, sono stati coinvolti insomma tutti gli attori del turismo proprio per promuovere anche quello che c'è oltre le coste. Sentiamo il servizio. GAL e Federalberghi, pubblico e privato, insieme per promuovere il territorio. È la formula vincente del marketing turistico del futuro. Il GAL è il gruppo di azione locale che drena fondi comunitari a favore del territorio. Quello che opera nel versante occidentale della provincia di Taranto si chiama Luoghi del Mito. In onore dell'attore Rodolfo Valentino, nato a Castellaneta, Federalberghi, costola di settore di Confcommercio, ha preso al volo l'occasione di sfruttare le opportunità finanziarie offerte dal GAL per realizzare all'interno delle strutture ricettive del territorio dei corner per la promozione dei prodotti tipici e delle bellezze non esclusivamente marittime. Gli amici della Confcommercio con Terre Maris hanno vinto un bando a cui hanno partecipato e che permette di realizzare questa opportunità, cioè di riuscire a far conoscere la parte, diciamo, alta del nostro territorio a chi oggi viene in vacanza per il mare. E pertanto, diciamo, questo è un aspetto importante perché permette di avere una conoscenza del territorio e naturalmente permette a queste persone di poter ritornare conoscendo altri territori con altre opportunità. Questa è un'idea che già da tempo noi in Federalberghi ci avevamo, quella di creare dei corner all'interno degli alberghi, non realizzata fino ad oggi per via di mancanza di fondi. Sicuramente avendo adesso a disposizione col GAL dei fondi abbiamo appunto realizzato questi corner, che sono delle cose piuttosto carine, insomma, dove diventano una vetrina dei prodotti enogastronomici del territorio, nonché un posto dove divulgare materiale delle varie manifestazioni che sono presenti nel territorio durante la stagione estiva in questo caso, ma che si prolungherà anche durante l'inverno. Da quando parte questa iniziativa? Siamo già operativi, quindi già da oggi, domani iniziano le iniziative. Questi corner, ricordo che ce ne saranno anche due in piazza Ginosa e Mottola, quindi oltre che dentro gli alberghi ci saranno in piazza due corner di questi, per mettere ancora più a conoscenza questa iniziativa. Per il momento sono coinvolte quattro strutture ricettive, potrebbero essere coinvolte altre? Sì, sono anche di più, abbiamo avuto l'ok di altre strutture e altre strutture saranno da qui a qualche giorno impegnate in questa situazione. Dal mare alla terra, dalla terra alla riscoperta del mito, il titolo del progetto di promozione turistica del consorzio Terre Maris, realizzato nell'ambito del programma del GAL Luoghi del Mito. Il progetto è stato presentato stamani nella sede di Confcommercio. Per noi c'era Alessandra Abate Mattei. È finalizzata alla definizione di un modello di sviluppo del turismo realizzato attraverso un percorso basato su un mix integrato di azioni, l'iniziativa proposta dal consorzio di operatori turistici Terre Maris, denominata Dal mare alla terra alla riscoperta del mito. Il progetto realizzato nell'ambito del programma del GAL Luoghi del Mito, nel quadro dell'iniziativa comunitaria Leader Plus ed in attuazione del piano di sviluppo locale, si pone come obiettivo la valorizzazione delle risorse territoriali e la promozione del turismo. L'obiettivo è quello di creare una possibilità di far conoscere il territorio a delle persone che vengono qua e che accettano di diciamo, vivere sul nostro territorio, perché hanno la possibilità di stare sul mare e naturalmente in questo contesto riuscire a portare nell'entroterra diventa un aspetto positivo, perché si crea l'informazione, si crea la conoscenza del territorio e perché no domani si potrebbe creare la destregionalizzazione di coloro i quali naturalmente fanno
diciamo, vogliono passare un tempo diverso da quello solito. Le azioni riguardano appunto la definizione di un modello di sviluppo del turismo realizzato attraverso un percorso basato su un mix integrato di azioni. Le azioni in particolar modo riguardano la diffusione del materiale informativo, dei mini tour guidati, la realizzazione di un sito internet e dei punti di accoglienza e promozione che saranno messi a disposizione del turista, quindi degli avventori, presso le strutture ricettive e presso degli stand che saranno realizzati nelle diverse comunità facenti parte dell'area vasta. Ecco, quali i comuni coinvolti in questo progetto? I comuni coinvolti nel progetto sono Castellaneta, Mottola, diciamo i comuni del versante occidentale della costa ionica.